incredibile, ex fidanzato di Belén Rodríguez, tra i cavalieri di Uomini e Donne. La nuova stagione di Uomini e Donne è appena iniziata, ma nel parterre c'è già un volto che ha catturato l'interesse generale delle dame. Si tratta di quello di Simone Bolognesi, classe 1979, un imprenditore di Riccione. Il cavaliere molto affascinante è noto infatti non solo per essere stato legato ad alcune delle più belle donne d'Italia, ma anche per essere stato il primissimo fidanzato di Belén Rodríguez. I due si conobbero infatti quando la Rodríguez aveva 19 anni ed era appena arrivata in Italia da Buenos Aires. La loro love story durò per 2 anni e finì quando la showgirl partì per Milano. Simone Bolognesi aveva già tentato il corteggiamento di Giulia Montanarini, ma Simone Bolognesi non è una presenza nuova a Uomini e Donne. Nel 2011, durante il doppio trono rosa di Teresa Anna Pugliese e Giulia Montanarini, era infatti sceso dalla celebre scala per corteggiare le due troniste. Alla fine però, dopo un po' di tira e molla, la sua scelta definitiva era caduta su Giulia, ma ahimè, le cose non andarono bene tra di loro e per questo motivo Simone Bolognesi aveva deciso di abbandonare Uomini e Donne. Quest'ultimo però, il 41enne, a dispetto della sua prima esperienza sfortunata nel dating show di Maria De Filippi, sembra essere più che intenzionato a riprovarci. Riuscirà a trovare la donna della sua vita? Tutte le donne di Simone Bolognesi, non solo Belén, anche Diletta Pagliano, pare che faccia parte del suo passato. Non solo Belén Rodríguez, Simone Bolognesi nel 2013 venne paparazzato anche in compagnia di Diletta Pagliano, l'ex fidanzata di Leonardo Greco, e subito i giornali di gossip gridarono che i due avessero una storia. La Pagliano e Bolognesi però, interpellati in seguito sulla questione, avevano risposto che no, non stavano insieme e che si erano mostrati fianco a fianco soltanto per fini pubblicitari. Dicono tutti così, ma come amiamo ripetere, qui gatta ci cova. Gli aspetti più interessanti del passato di Bolognesi riguardano però, ancora una volta, la showgirl argentina. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha infatti confessato che non solo Belén Rodríguez ha convissuto per quasi 7 mesi con lui a casa sua, ma di non aver mai capito perché, dopo quella parentesi a due, non abbia mai parlato di Riccione, della Romagna e del suo passato qui. E a chiederselo non è solo lui, ma anche la gente del posto che l'ha conosciuta quando, prima di raggiungere il successo e di stabilirsi a Milano, ha abitato per un bel po' di tempo sulla riviera romagnola. Belén Rodríguez, a distanza di quasi 20 anni, risponderà mai a questo interrogativo? E Simone Bolognesi a Uomini e Donne riuscirà a trovare una dama che gli faccia dimenticare la sua fascinosa ex? Oppure, come capitato durante il doppio trono rosa di Teresa Anna Pugliese e Giulia Montanarini, abbandonerà la nave prima di riuscirci? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.